Dal Vangelo di Giovanni. In quel tempo Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge. E il lupo le rapisce e le disperde, perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto. Anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio». Sorelle e fratelli carissimi, la quarta domenica di Pasqua è caratterizzata dalla figura del buon pastore. Ogni anno nel ciclo delle tre annualità in cui ci viene proposto il Vangelo, sempre in questa domenica ci viene presentata questa figura, questa immagine del buon pastore. Gesù presenta se stesso come il pastore buono, anzi sarebbe meglio dire come il pastore bello, perché nel testo originale non c'è scritto agathos, buono, c'è scritto kalos, bello. Gesù si presenta come il pastore bello perché ci vuole attrarre proprio attraverso la sua bellezza. Questa immagine è antichissima, è addirittura antecedente all'immagine di Gesù crocifisso. È presente nelle catacombe e nelle più antiche raffigurazioni. Era cara ai cristiani delle origini e è cara anche a ciascuno di noi. Sono innumerevoli le rappresentazioni di Gesù che porta una pecorella sulle sue spalle o che guida un gruppo di pecore come quelle che voi vedete alle mie spalle verso le acque fresche, verso le erbe che sono buone da mangiare. Gesù quindi si presenta come il pastore bello che merita di essere seguito, perché ciascuno di noi è attratto dalla bellezza. La bellezza ha sempre avuto un grande fascino per la mente e il cuore delle persone. La bellezza ha sempre ispirato gli artisti nei campi più svariati, i poeti, i pittori, gli scultori, i musicisti. Tutti sono attratti dalla bellezza che poi loro declinano nelle varie forme. E la bellezza ci affascina quando essa è quella di un paesaggio, montano, collinare, di campagna o marino che sia. La bellezza ci affascina anche quando riguarda le persone. Certo, nel corso dei secoli i canoni della bellezza sono cambiati e continueranno a cambiare, ma c'è una bellezza eterna, come appunto quella che ci presenta Gesù, che rimarrà sempre fedele a se stessa, perché la bellezza che ci presenta Gesù è quella di una vita donata, la bellezza che ci presenta Gesù è quella dell'amore, che non si impone ma si propone. Ecco perché la prima caratteristica del brano evangelico che abbiamo ascoltato è Gesù, il pastore bello che dona la sua vita per le pecore, ma non solo perché muore perché le pecore possano vivere, ma perché offre
la sua vita, la pone come un esempio attraente davanti alle pecore perché le pecore possano scegliere questo modello di vita, questa bellezza e farlo proprio. Come sarebbe interessante se io e tutti quanti voi potessimo incarnare questa bellezza e di ciascuno di noi potesse dirsi che bella persona, non semplicemente perché siamo attraenti dal punto di vista fisico, estetico, ma perché siamo belli nel cuore, perché siamo belli nella mente, perché siamo belli nelle parole, perché siamo belli nei gesti. Questa è la bellezza che il Signore Gesù ci vuole insegnare, questa è la bellezza che noi dobbiamo incarnare. Per questo dobbiamo scegliere Gesù come pastore da seguire. Non possiamo fare a meno della guida di qualcuno. Scegliamo Gesù, il bel pastore, per avere una vita riuscita, una vita bella, sotto tutti i punti di vista. Gesù, infatti, propone se stesso come il pastore bello, proprio parlando con coloro che pastori belli non erano, proprio parlando con le guide spirituali del popolo, proprio parlando con coloro che avevano la responsabilità civile, sociale del popolo e che invece non erano guide affidabili, non erano persone di riferimento, tanto che Gesù a volte dice che il popolo gli sembrava come pecore senza pastore, il popolo gli sembrava allo sbando, come a volte noi anche oggi diciamo, in modo particolare dei giovani o di altre categorie della nostra società. Non si capisce più niente, sono come pecore sbandate. Abbiamo bisogno di Gesù bel pastore, abbiamo bisogno di coloro che incarnano la bellezza di Gesù come Gesù ha incarnato la bellezza del Padre. Abbiamo bisogno non di pastori che si approfittino delle pecore, che usino il loro latte, la loro lana, la loro carne, ma di pastori che si mettano al servizio delle pecore, che facciano della loro vita un servizio per il gregge che viene loro affidato e che attraverso le loro opere belle permettano a tutti di glorificare Dio. Ce lo ricorda Matteo nel suo Vangelo al capitolo 5, ce lo ricorda Pietro nella sua prima lettera. Facciamo parlare la nostra vita, facciamo esprimere alla nostra vita questa bellezza che diventerà irresistibile, che diventerà attraente per tutti, perché non possiamo negarlo che molte persone rifiutano Dio perché non hanno colto il suo vero volto, non sanno riconoscere la sua bellezza, hanno un'idea sbagliata di Dio, hanno un'idea perlomeno limitata di Dio. Ci hanno insegnato che Dio va servito, che Dio va amato, che Dio va conosciuto, così ci diceva il Catechismo di San Pio X, ma forse non ci hanno insegnato a sufficienza che Dio, prima di chiedere a noi amore verso di Lui, ci manifesta il suo amore, che prima di chiedere conoscenza verso di Lui ci offre se stesso come persona da conoscere e che Dio, prima di chiedere servizio, è Lui stesso che si mette a nostro servizio. Non dimentichiamolo mai che Gesù ha fatto della sua vita un dono per tutti, che Gesù ha lavato i piedi agli apostoli e anche nel brano che abbiamo ascoltato ci ha ricordato che Lui offre la sua vita per le pecore e lo fa liberamente, lo fa spontaneamente, non perché qualcuno glielo impone. Del resto, quando ci fanno un regalo forzato, noi nemmeno lo apprezziamo. Apprezziamo il regalo di chi liberamente, spontaneamente viene a farcelo. Gesù offre la sua vita, Gesù dona la sua vita senza che nessuno gli abbia chiesto di farlo.
Noi, oltre quindi a cogliere questo esempio della vita di Gesù che propone se stesso come colui che fa della sua vita un dono, dobbiamo per contrasto non essere un salariato, non essere un mercenario. Ci dice il brano del Vangelo che abbiamo ascoltato che al mercenario non importa nulla delle pecore, al mercenario interessa lo stipendio che eventualmente il padrone delle pecore gli dà, ma quando è finito il suo servizio, quando ha timbrato il cartellino, diremmo noi oggi, a lui delle pecore non interessa nulla. Invece al pastore delle pecore interessa tutto, delle pecore interessa sempre, perché le pecore sono la sua ragione di vita. Questo dobbiamo incarnare, anche noi che siamo sacerdoti, vescovi, ma tutti coloro che nella vita hanno un qualche ruolo di responsabilità, dobbiamo incarnare questa attenzione per le pecore e per la singola pecora nella condizione in cui essa si trova. Il profeta Ezechiele direbbe che dobbiamo preoccuparci della pecora forte e grassa, ma anche della pecora anziana, debole, fragile e malata. Dobbiamo preoccuparci dell'agnello e dobbiamo preoccuparci del montone. Ogni creatura che appartiene al gregge merita la nostra attenzione. E il pastore poi deve difendere le pecore dai lupi. I lupi sono i nemici del gregge, non possono togliere con facilità la vita alle pecore, però possono disperderle, possono farle andare da altre parti. Il buon pastore deve difendere le pecore dai lupi perché esse possano svilupparsi in pienezza. Chi sono i nemici di noi che siamo le pecore? Da chi dobbiamo fare attenzione a difenderci? Prima di tutto da coloro che ci presentano un'immagine falsa di Dio, da coloro che ci presentano una religiosità che non è quella che ci offre Gesù. Questi sono i recinti dai quali Gesù ci vuole liberare, ma anche da coloro che ci propongono modelli di vita che non sono rispettosi della nostra dignità umana, da coloro che ci presentano modelli di vita che sono offensivi dell'uomo, della donna e della loro dignità. Se c'è una cultura che conculca i diritti delle donne e degli uomini, quello è un recinto dal quale noi le pecore dobbiamo liberare. Se c'è una cultura che soffoca il desiderio di libertà delle persone, dobbiamo liberare le persone da quel recinto. Se c'è una cultura in cui sono dominanti coloro che contano nella società, coloro che sono ricchi, che sono potenti e che invece mette ai margini le altre persone, i poveri, gli esclusi, noi dobbiamo liberare le persone da questo recinto, da questa mentalità, perché ogni pecora possa realizzare nella libertà la dignità che gli appartiene, perché ogni pecora possa esprimere la bellezza che è nel suo cuore attraverso la sua vita. Quindi non lasciamoci guidare da coloro che dicono «ma tutti fanno così», senza quasi più essere capaci di distinguere il bene dal male, il giusto dall'ingiusto. Anche se tutti facessero in un certo modo, ma noi avessimo contezza che la giustizia, il bene, il bello sta da un'altra parte, noi da quell'altra parte dobbiamo andare. Non lasciamoci guidare dall'edonismo, faccio soltanto ciò che mi piace. Non è questo che rende felice, bella la nostra vita. Lasciamoci guidare da Gesù che ci aiuta a fare della nostra vita un dono, che ci aiuta ad esprimerci pienamente nella vera conoscenza reciproca, nella conoscenza nei confronti dello stesso Dio che è Padre suo e Padre nostro.
Ecco, un'ultima caratteristica che vorrei sottolineare in questa buona novella: l'importanza del verbo conoscere. Per ben 4 volte Gesù lo utilizza. Esso ci dà la chiave del modo in cui Gesù intende le nostre relazioni. Conoscere, infatti, nella Bibbia è il verbo del rapporto sponsale, è l'atto di amore fra un uomo e la sua donna, fra una donna e il suo uomo. Conoscere una persona significa avere una relazione d'amore con quella persona, e questo è il modo in cui Gesù vuole rapportarsi a noi. Questo è il modo che Gesù desidera che noi esprimiamo quando ci rapportiamo a Lui. Un rapporto d'amore, una relazione d'amore che è figlia di questa conoscenza, di questo verbo conoscere. Infatti, nella Bibbia mai questo verbo si usa per gli animali o per chi ha relazioni con le altre persone figlie dell'interesse, figlie dell'istinto. È solo la gratuità dell'amore che merita il verbo conoscere. Impariamo allora a lasciarci conoscere da Dio, da Gesù, il pastore bello che ci vuole amare, e impariamo a conoscere Gesù che ci mostra il volto bello di Dio. Impariamo ad amare Gesù. Impariamo ad amare il Signore.